Cari amici e cari amiche di Femmina TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Professione Donna. La nostra ospite di oggi è Anna Pansera. Benvenuta Anna. Buongiorno, grazie per l'ospitalità, benvenuta. Anna professionalmente è una project manager, ma ha un'anima da rebirther, spero di averlo pronunciato bene. Sì, giustissimo. Anna, raccontaci un po' in cosa consiste la tua professione e poi arriveremo piano piano a chiarire anche il senso del termine rebirther. Assolutissimamente. Allora, io parto come studente di architettura, era questo che volevo fare da grande, volevo fare l'architetto. E con una carriera abbastanza anomala dal punto di vista universitario, per evitare di dare le materie ovviamente rimaste per ultime, le più pesanti, quelle che apparentemente non si capiscono tanto, che però poi sono il genius dell'architettura. E inizio a studiare arabo. Studio arabo e dopodiché mando un curriculum che era semplicemente un'esercitazione per questo mio studio, per queste mie lezioni in arabo, e vengo contattata da una compagnia di Dubai che mi offre un colloquio di lavoro e mi offre una posizione da site supervisor all'epoca, quindi da assistente di cantiere in un posto bellissimo che è l'Afghanistan, a Kandahar. Lì io accetto senza remore, assolutissimamente, e parte questa mia grandissima avventura. Faccio la gavetta, da site supervisor divento site superintendent, quindi da capo cantiere divento responsabile di cantiere, fino a diventare veramente project manager. E project manager che cos'è? È una persona che con tanta dedizione e molta, molta pazienza si occupa di organizzare quello che è un progetto che ancora non è in fase di realizzazione. Come nasce il tuo interesse per la lingua araba? Mio interesse per la lingua araba, io ho un medico, il mio medico, che è un omeopata. Lui è un siriano che sta in Italia da 40 anni. Allora, durante una visita mi dice: "Sai che tu sei una donna?" Dico: sì, lo so." Dice: "Sai che cos'è in arabo una donna?" Dico io: "No, cos'è in arabo una donna?" È l'essenza senza la quale non c'è la casa. E allora mi dice questa splendida parola in arabo che recita più o meno così: "Herl halbait", no? E io dico: "Mamma mia, l'arabo non è solo una lingua, è una cultura, è una filosofia, è quasi un modus vivendi." E da lì mi interesso di trovare qualcuno che possa farmi delle lezioni e voglio assolutissimamente apprendere questa lingua. Questo è stato l'attacco con questa lingua araba. La pronuncia per noi calabresi è veramente molto facile, noi già abbiamo questi suoni. Tocca semplicemente riscoprirli, ricordarli, ma ci sono già, sono nella nostra cultura. Il loro scritto e il loro modo di esprimersi è molto aulico, molto poco. L'arabo è una di quelle lingue che non ha subito la globalizzazione. Non ha neologismi inglesi, non ci sono termini scontati, tutto si mantiene insomma in un tono molto molto alto, quasi poetico, ma basta poco per fare poesia in arabo, basta veramente poco. E quello che mi ha molto, mo sempre molto interessato, quello di cui io sono innamorata, è la musicalità di questa lingua, che viene rappresentata negli strumenti musicali, le percussioni sono arabe, il naieb è arabo, il flauto, questo flauto quasi magico, con un suono bellissimo. Ecco, la musicalità. L'essere assertivi con poco, l'essere assertivi con pochi suoni. Questa è musica in una lingua. Ecco perché l'arabo. E da lì io mi sono sempre adoperata a riscoprire, se vogliamo, questo grande amore che non so da dove venga, però c'è, per questo mondo, insomma, che è a noi così vicino, a noi mediterranei, così vicino e spesso così lontano. Quanto è stato difficile per una giovane ragazza calabrese riuscire ad imporsi in un ruolo, soprattutto all'interno di un cantiere, che insomma anche da noi è molto più ricoperto da figure maschili che non femminili? Bene, ti rispondo raccontandoti il mio primo giorno in Afghanistan.
Il responsabile per cui io lavoravo, Luigi, che ricopre tuttora nella mia vita un ruolo essenziale, la mia famiglia fuori, mi assegna, diciamo, un compito che era quello di chiamare tutti gli autisti dei camion che noi avevamo a disposizione in questa ditta e di farli andare, di farli recare in un posto dove avrebbero dovuto poi caricare del materiale, andarlo a scaricare in situ dove proprio serviva per fare delle costruzioni. Io mi ritrovo lì da sola con 16 autisti afghani riuniti un po' a cerchio, che bevevano il tè per i fatti loro e che mi vedono spuntare, quasi quasi si, in maniera molto curiosa, si domandano tipo: questa qua che vuole, no? Allora io, in modo molto professionale, il mio primo giorno di lavoro, comincio a dire in inglese: dai ragazzi, adesso è il tempo di salire sui camion, noi partiamo e andiamo a caricare materiale. Vedo che questo viene accolto con una grossa risata per la serie: ma che vuoi, ma chi sei, ma che... tu donna, cioè, ma che dici? E lì io vedevo non sortire effetto nessuna delle mie parole, cioè: ragazzi, io da oggi lavoro qua, sono il vostro site supervisor, dovete ascoltarmi. Pff, ancora più risa, cioè, niente di che. Al che ho detto io: guarda, non, c'è profondamente una convinzione in me, alla fine le differenze sono bellissime e importantissime ed è quello che fa proprio l'unicità dell'essere umano in qualsiasi sua declinazione, ma alla fine siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali, profondamente uguali. Allora ho detto io: sai che faccio? Faccio alla calabrese maniera, ho cominciato a tirare sassi, ho cominciato a prendere dei sassi che stavano a terra e ho cominciato a far finta di tirarli addosso, al che loro hanno visto che veramente, cioè, io non scherzavo, e si sono mossi, hanno lasciato la loro teiera, i loro bicchierini, sono saliti sui camion in men che non si dica, insomma sti camion sono arrivati a destinazione e la sorpresa è stata che dietro a un camion c'era il proprietario della ditta in visita quel giorno, che da site supervisor voleva promuovermi subito immediatamente a un'altra carica, insomma responsabile di tutto il parco macchine che avevamo. E io, ridendo come una pazza, ho detto: mamma mia, dovevo fare proprio questa figura il primo giorno di lavoro. Questo comunque mi ha portato ad avere veramente, la fama mi precedeva, anche perché ero l'unica donna che faceva questo lavoro in quel momento in Afghanistan, stiamo parlando del 2006. Ma non c'è stato solo l'Afghanistan, no, nel, come dire, nel tuo sperimentare questa professione in giro per il mondo? Sì, io ho fatto 3 anni concentrati proprio lì, dopodiché la mia ditta si è spostata in Iraq e ovviamente io ero già lì a chiedere di poter andare, non avevo aspettato che venissero a chiedermelo. E da lì sono stata a Balad e a Fallujah. E anche lì un lavoro molto, molto intenso, un lavoro serratissimo, in pochissimo tempo dovevamo chiudere dei progetti molto grossi e le condizioni di vita erano quasi cambiate, perché a differenza degli alloggi che noi avevamo in Afghanistan, in Iraq noi stavamo in dei villaggi, stavamo molto a stretto contatto con la popolazione e lì amore a prima vista, perché insomma gli iracheni sono molto furbi ma molto intelligenti, poi ti aprono il cuore e diventi loro amico per sempre, insomma. Sono delle persone molto sane, molto concrete, cioè non, è difficile che loro non ti dicano quello che pensano, anche a costo di offendere, insomma, però ricordo l'Iraq come un'esperienza di lavoro quasi massacrante, devo dire, i ritmi erano serratissimi. Il periodo era a ridosso di agosto, quindi faceva un caldo micidiale e per la temperatura bisognava spesso e volentieri lavorare di notte, quindi attendere il momento che non ci fosse un caldo esagerato, che ne so, per utilizzare materiali come cemento, per utilizzare materiali come l'acqua, eccetera, eccetera. Bisognava aspettare che la temperatura scendesse quantomeno al di sotto dei 40 gradi. È stato un periodo divertentissimo, lo ricordo con molto piacere, lo ricordo come un periodo di crescita personale e professionale in quest'ambito, un periodo di grande sacrificio e di costanza, un periodo in cui io ho veramente sperimentato la costanza e la determinazione,
se in questa vita è possibile sperimentarle così, bene sì. La determinazione e l'essere completamente immersi in una dimensione in cui la costanza è l'unica forza che ti fa fare progressi e andare avanti. Questi sono territori, insomma, che hanno avuto dei problemi non indifferenti. Mm-hmm, sì. Ti è mai capitato di trovarti in situazioni critiche in cui hai avuto paura? Sì, sì. E allora, spero i miei non guardino esattamente questa cosa, perché più di una volta sto cercando di selezionare uno poco pauroso, nel senso che ci trovavamo in una jeep, parlo dell'Afghanistan, ci trovavamo in una jeep, stavamo andando fuori dalla base, stavamo raggiungendo il villaggio a 30 km dalla base, e a velocità supersonica, perché è meglio non fermarsi, è meglio non andare piano, è meglio percorrere una strada il più velocemente possibile e levarsi da là, arrivare al punto di destinazione in maniera molto veloce. Al che c'era un posto di blocco, insomma, dell'esercito, diciamo, talebano, insomma, di questi personaggi, e ci fermano. Io sono abbastanza scura, c'erano persone con me che erano bionde con gli occhi azzurri, e lì è cominciato il terrore, perché insomma avevamo un traduttore con noi, una persona che lavorava con noi, ma niente, insomma, questi non li ha fermati. Io a quell'epoca già conoscevo il Pashtun, quindi riuscivo a capire quello che dicevano, lungi da me rivelargli che conoscessi la loro lingua. Nel senso, cercavo semplicemente di capire e di portare notizie a chi invece non la parlava, stavo insieme a degli americani. Arriva ad un certo punto in cui loro decidono di voler prendere qualcuno e di portarsi, di trattenerlo lì almeno fino a che noi non uscivamo di nuovo dal villaggio. E là la cosa è stata dura, perché il traduttore ha cominciato a dire: ma sai, se lui non viene con noi non chiudiamo la trattativa, non compriamo le cose, non riusciamo a fare niente. E allora dice: prenderemo l'altro, quello che non importa se viene o non viene. E lì il traduttore si trova veramente in difficoltà, non sa più che cosa dire, e intervengo io ricordandomi una sura del Corano, e scendo dicendo: guardi, dicendo una grossa eresia, in verità, dico di essere la figlia del mullah di un villaggio vicino, e dico di essere stata incaricata, in arabo, dico di essere stata incaricata ad accompagnare loro per accertarmi che non facciano niente di male al villaggio e che non si permettano ad avere poco rispetto del villaggio. E dico che mio padre è il garante di questa operazione. Che c'è presenza di spirito? Cioè, no, questo è teatro puro. Questo è teatro puro, cioè questa incoscienza è teatro puro. E ci lasciano andare per la modica cifra di $400 e un paio di cose. Tutto a un prezzo. E fortunatamente quell'operazione si chiuse in bellezza. E i ragazzi americani che erano con me non si sono mai più permessi a tirare fuori i piedi dalla base, mentre io invece continuai a ripetere l'operazione più volte. La paura, no, non ci fu paura, ci fu quello che Jodorowsky chiama un atto di psicomagia. Cioè, ci fu lo scavalcamento della paura, ritenendo la paura come momento in cui veramente ti rovini. Cioè, se rimani nella paura sei fregato. Esatto. E è finito tutto. Allora ho usato che cosa? Una cosa che io conosco benissimo, il teatro. Non sono un'attrice, ma mi piace tantissimo, quindi studio teatro. Ed ho adoperato veramente quello che è l'immedesimazione di un artista. Penso che Stanislavski sarebbe stato molto fiero di vedere questa. Cioè, in quel momento tu eri veramente. Sì, io ero veramente la figlia del mullah, ero veramente una che. Credibile la cosa, perché parlavo arabo. I mullah, insomma, sono quelli che. E i colori poi ti hanno. I colori sono. Sì, sono credibilissimi. I miei colori sono credibili. Io sono veramente un mediterraneo in questa cosa. E l'interpretazione del personaggio lì è riuscito talmente tanto che abbiamo riavuto l'uomo indietro e ce ne siamo tornati velocissimamente. E la paura è quella che assale un attimo prima, questa è una, è la più tranquilla, insomma. Sono capitate sparatorie, sono capitati convogli saltati, sono capitate tutte le cose che capitano
in una situazione del genere. La paura sì, assale un attimo prima, ma subentra la vita, subentra lo spirito di e lo spirito di sopravvivenza no, sembra quasi una cosa, subentra la voglia di vivere. E lì è di fronte alla grande paura che si sperimenta la volontà di vita. Ma è per queste tue esperienze che poi ti sei avvicinata al rebirth? Sì. O era qualcosa che queste esperienze hanno solo tirato fuori, ma era già tutto dentro di te, che poi in fondo in realtà è uno scoprirci, no? Molte volte attraverso le esperienze che la vita ci mette davanti. Allora, comincio al contrario, dicendo che... Scusami un attimo, prego. Spieghiamo un attimo, prima di tutto, cosa significa il termine. Ecco, per allora, rebirther significa colui che fa rinascere. Viene da un termine che si chiama rebirthing, che significa rinascita, ed è un termine che viene utilizzato da Leonard Dorr negli anni 70, al momento di codificare e occidentalizzare una disciplina antichissima che parte dai Veda, dai testi sacri indiani, che fa il giro fino ad arrivare ai buddhisti, insomma è una tecnica, passa per il cattolicesimo più puro, il primo, è una tecnica antichissima che adopera il respiro. Allora noi esseri umani respiriamo, utilizzando il respiro in un certo modo, fondamentalmente emulando il nostro primo respiro, il respiro dei neonati, dei bambini appena nati, riusciamo ad entrare in contatto con la parte alta di noi, no? Ed è facilmente spiegabile e ci capita quotidianamente, nel senso vediamo un bellissimo tramonto, la prima cosa che facciamo è inspirare, come se stessimo ispirando questa bellezza. Bene, facendolo in maniera prolungata, questo ci porta a connetterci veramente alla parte più alta di noi, alla parte bella, alla parte più ampia, alla parte che già sa. Questo è il rebirthing. La rebirther è una persona, o il rebirther è una persona che accompagna in questo procedimento. Accompagna le prime volte, perché tanto poi è una tecnica talmente tanto che noi abbiamo già, che semplicemente riscoprirla e rimetterla in atto. Come mi avvicino io a questa cosa? Perché ho sempre avuto, devo dire, la grandissima, grandissima fortuna di trovarmi in posti massacrati, sì, sicuramente, dove la grande sofferenza era sempre un modo per affermare la gioia di vivere, dove i posti facevano semplicemente da sfondo a questa cosa che era bellissima, a questa forza della volontà, a questo sorriso di tutti quanti, adulti e bambini che io incontravo in posti veramente messi sempre a dura prova. E dove i grandi tramonti, dove veramente il deserto, dove veramente i panorami mozzafiato contribuivano semplicemente a farmi respirare. E c'era qualche cosa che io in questo mio modo di vivere subodoravo già, lo sentivo, era come se non fosse ancora nato ma ci fosse. E che succede? Che arrivo, il trade union, insomma, l'escamotage per cui io sono arrivata a questa cosa è stato nel momento in cui in Iraq non hanno più preso donne e sono tornata a casa. E ho incontrato questa tecnica attraverso la mia rebirther e la mia formatrice che si chiama Giuliana e le ho chiesto: Giuliana, senti, vediamo qualche cosa, non sto qui a perdere tempo, ho smesso questo capitolo della mia vita, allora è ora che forse inizia un altro nuovo. E attraverso questa respirazione devo dire che mi sono portata tutte queste esperienze che ho fatto, le ho veramente, sono riuscita a portarle sul quotidiano, sul mio vivere, perché non è vero che io vivo sempre al massimo, ma è vero che qualsiasi cosa e in qualsiasi modo io la viva, per me diventa il massimo, riesco a fare in modo che diventi veramente grande. Ecco, il rebirthing è stato il ponte tra quello che io ho sempre visto e quello che poi sono andata a sperimentare su me stessa, la grande voglia di vivere, la vita,
la consapevolezza che si è qua e lo si deve essere al massimo, nel pieno. E il rebirthing è stato quello che ha fatto completamente fiorire queste potenzialità, che erano già in atto, che sicuramente c'erano, ma le ha portate proprio alla forma più ampia. E ancora sono per strada, cammino. Sì. Hai accennato al deserto. Sì. Raccontaci la prima volta che ti sei trovata nel deserto, cosa hai provato? Grandezza. Grandezza, la prima volta che io sono stata, che mi sono trovata davanti a un deserto vero. E qual era questo deserto vero? È stato in Afghanistan, tutta la provincia dell'Helmand, da Kandahar ad Herat, c'è una grossa zona desertica, e mi ritrovai lì. Io mi ricordo di aver sperimentato veramente quanto può essere grande l'essere umano. Quanto l'essere umano, non un senso di piccolezza in confronto alla vastità, ma al contrario un senso di vastità nella vastità. Mi ricordo, e questa è ferma in me, la cosa che io ripeto tutte le mattine, e la grandezza di un essere umano. Ogni essere umano ha dentro un deserto, un mare, un universo. E trovarsi di fronte al deserto significa semplicemente dire: cavolo, quanto sono grande. E quanto è grande il progetto divino che mi ha portato qua, non solo a me, proprio al genere umano, insomma, no? Perché siamo qua, se non per esprimere al massimo noi stessi, per verificare che Dio è grande anche attraverso di noi. Noi siamo l'espressione del fatto che Dio dice: vai sulla terra, dimostrami quanto veramente sono grande. Ecco. E il deserto è un modo per dire: siamo immensi. Per me è stato questo, è stato non provare paura, non provare timore, non occuparmi della sopravvivenza, nel senso: oddio, senza acqua si muore di sete, al caldo si morirà di caldo, oddio, no, è stato veramente occuparmi del lato alto, non del lato della sopravvivenza, del lato più, tra virgolette, limbico della situazione, proprio di dire: siamo grandi, siamo immensi, eccolo, questa è una prova. Il tuo rapporto col silenzio. È importantissimo, è attraverso il silenzio che io riesco a comunicare. E le persone che io veramente amo non hanno mai sentito questa parola, ma la sentono attraverso il silenzio, sì, assolutissimamente. Il rapporto col silenzio è ormai diventata una simbiosi. Ed è importantissimo per ascoltare me stessa e per ascoltare tutto quello che c'è intorno a me, no? Per entrare in empatia assoluta con tutto quello che c'è. È un collegamento, il silenzio è come se fosse un ponte che porta a me e porta tutto il resto. Anna, è stata un'intervista molto interessante. Io penso che anche i nostri telespettatori abbiano scoperto un mondo nuovo che forse a tanti non era noto, e mi auguro di averti quanto prima ospite di qualche altro programma. Grazie. Per parlare un po' anche della tua conoscenza di quelle che sono le abitudini della vita delle donne nel mondo arabo. Sì. Adesso non ne abbiamo il tempo, ma penso che potrebbe essere un argomento veramente tanto interessante, quindi io ufficialmente ti invito. Grazie. Come ospite di qualche altro programma. Grazie tantissimo, grazie per l'ospitalità, grazie, mi sono sentita a casa, grazie veramente tanto. Mi fa piacere. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Professione Donna con una nuova amica da conoscere. Arrivederci. Arrivederci.